Yes. Radio DJ, cardialmente Gigio Neggiavo, era Samuele Bersani con un pallone. Con un pallone. Già metà programma passato e soltanto una parola insegnata o imparata da parte nostra, Eli. No, due. Coito e segaligno. È vero. Parole che sembrano sottintendere qualcosa di proibito. Sì, sì. Linus, io ce l'ho ancora in mente quando ho letto per la prima volta coito sul giornale 2+. Urca, 2+. Vi ricordate 2+ che c'aveva l'inserto chiuso che bisognava tagliare con le forbici? Bravo, certo. Io me lo ricordo perché lo comprava mia sorella, che era un po' più grande di me, e ogni tanto mi permetteva di sbirciare. Io imparavo tante cose. Sì, sì, imparavo tante cose. Cioè niente, perché poi c'era tutto scritto, non c'erano fotografie. Infatti, già solo leggere coito era una roba. Coito, cosa è? Coito. Andati insieme, andare insieme, non c'è niente di me. Quindi, ma ringraziatemi, ragazzi, perché io praticamente vi metto nelle condizioni di rendervi conto mentre parlate del significato delle cose che uscendo dalla vostra bocca. E c'è una forma di saggezza popolare che alla fine è sempre quella più corretta, quella che dice: la malizia è negli occhi di chi guarda. Certo. Nelle orecchie di chi ascolta, vengono interpretate per più maliziose di quelle che in realtà siano. Bravo, Linus. Ad esempio, se vai con una sigla, va ora in onda Bada a Come Parli, e questa sera parleremo di tre parole, e cioè, scusate, sciamannato, ma si usa ancora? Sciamannato, un po' vecchia, bella, però bella, sciamannato, sì, bella, mi è piaciuta. Manfrina bella. E Ramazzotta. Bella. Ma esiste Ramazzotta? Certo che esiste. Ramazzotti c'è. Certo. O Ramazzotti. Anche più di una. Va sempre bene. Bene, allora partiamo con sciamannato. Vai. Cosa vuol dire? Ma non so, mi viene secondo in mente voi uno... da cosa viene? Non lo da so. Cosa arriva? Da sciamano forse? No. Viene dal verbo sciamannare, che letteralmente vuole dire disfare la manna. No, pazzesco. C'è proprio la manna, quella che la manna, che la manna, quella che è caduta dal cielo. Arriva uno e disfa la manna. No, fantastico. Ma che forma ha la manna, tra l'altro? La manna? Non lo so, credo che siano dei fiocchi, non so, come la neve. Anch'io me l'immagino così. Penso che sia la neve. Che però poi si mangia, a differenza della neve. Secondo me è come i fiocchi del purè Fanny in scatola. Oppure come i fiocchi d'avena. È il p-manna. La p-manna. Quindi dispara la manna vuol dire sciamannare. Sì, e okay. Quindi sciamannato è uno che sciupa, è uno disordinato, uno trasandato. Certo, questo pensiero qua. Sciamannato. Manfrina. Secondo voi cosa vuoi? Se ti ho fatto la manfrina, c'è uno che ha fatto la manfrina, tu lì cibi da baba da baba, ti fa tutto. È una danza del Monferrato. No. La manfrina. Vedi? Cioè, quindi quando tipo, non so, una persona di livello superiore o di autorità che tu riconosci come superiore arriva e ti fa la manfrina, ti chiede. Però quella lì è più la ramanzina. Ma no, però anche invece c'è la manfrina è più una roba che ti annoia, una sì, roba. Sì, però è proprio, a me viene in mente che la maestra ti però fa danza del Monferrato. Perché è di Casale Monferrato. Pazzesco, certo. Per cui è un crumiro. Che li fanno a Casale Monferrato. E ultimo termine. Tanto, i crumiri a Casale Monferrato li fanno tutti quelli, li fanno soltanto quando c'è uno sciopero. È pazzesco, eh? Ho saputo questa cosa qua. Quando ci sono degli scioperi c'è della gente che va a lavorare e fa quei biscotti lì. Per farli sono obbligati a far sciopero, perché altrimenti non vengono fuori. E terzo e ultimo termine per oggi, ramazzotta. Qua cado. Anch'io. Però è una specie di cuffia fatta con dei rami e delle frasche. Ma per fare cosa? Non lo so. Una cuffia per nuotare, Elio. Ma in alcuni casi io posso pensare che tu parta dalla parola e vada a cercarne il significato. Ma nel caso di Ramazzotta, come ti è venuta questa ricerca? Se sbagli. È lei che ha trovato te. Sono gli ascoltatori che me lo chiedono. Mi arrivano delle richieste dagli ascoltatori che mi dicono: vorrei conoscere il significato di Ramazzotta. Okay. E in questo caso è stato Manlio Spaccalegna. Che me l'ha chiesto. Sì, che è un nostro ascoltatore storico. Sì, sì. Non lo ricordo, quello di Asti, sì. 15-20 anni fa. Anche 18. Questa è la banda del piccolo fiume, Little River Band. Yeah.
Reminiscing the Little River Bands, Radio DJ, un super classico, una di quelle canzoni da easy listening, da ascoltare magari in qualche commedia americana, la trovate sempre così, un po' in sottofondo, ci ha portato verso la notte profonda. Eh sì, sai che non lo conoscevo questo brano. Ti ringrazio perché mi è piaciuto molto. Lui conosceva te ed era tanto tempo che mi chiedeva quando è che mi fai rincontrare il baffetto degli video. Questa notte milanese, la notte in cui il freddo torna a riscaldarci le membra. Ma come fa a scaldarci freddo, le membra il freddo? Il freddo sa anche riscaldare. Sì, ma Linus, non è che tu puoi interrompere un sogno. Hai ragione. Io sto lanciando un'immagine nell'etere, cioè il freddo che riscalda. Capisci? Bella questa immagine. Quando fa molto freddo, quando senti quel freddo che ti attacca le dita, che non le stacchi più. Certo. È talmente freddo che senti calda. Così come quando metti le dita nell'acqua bollente, inizialmente ti sembra fredda quasi. A volte sì. E il corpo umano è strano. Sì, è stranissimo. Commette degli errori di decodifica del mondo, delle sensazioni attraverso i sensi. Guarda, se mi parli con questa voce mi viene da citare quasi quasi Ultimo Tango a Parigi. Alex, hai del burro? Beh, senti, anche se non lo... anche se non lo 50 grammi di olio di cereali di frutta, timo, sale, pepe macinato fresco. Ma nella preparazione finale non ci devono essere. Devo eliminarli. Poi posso utilizzarli per fare qualcos'altro, ok? Qui li tolgo. Inizio con lo sciogliere il burro, che lo terrà solido. Il burro, mettiamo il burro all'inizio perché in questa preparazione serve, oltre che per dar gusto, anche per dare del burro. Il burro potremmo anche già spezzettarlo in modo tale che si incorpori bene. Mentre il burro si scioglie, vado a tagliarmi per un minuto, pochissimo. Aia, 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 aia. E procediamo con la preparazione del forchettone. Andiamo a togliere la pelle del forchettone, un metodo molto veloce. Proviamo, sentiamo subito la pelle del forchettone, come riusciamo a spellarlo molto velocemente. Vedete? Con un pomodoro, se la pelle del forchettone è pronta già per essere forchettonciata. Allora, adesso andiamo a prepararci i nostri stampini. Li imburriamo, ma nella preparazione finale non ci devono essere. Devo eliminarli, poi posso utilizzarli per fare qualcos'altro. Ok? Ecco, il piatto è pronto. In tavola. Stevie Wonder su Radio DJ. Piace Stevie Wonder? Certo che mi piace. Stevie piace Wonder. Abbastanza. Alex, ti piace? Sì. Guarda che piace anche al gatto, eh. Ne vuoi ancora un po'? Ancora una canzone? Perché è troppo bravo. Dai, ti piace? Basta così, va bene. Ma è chiaro che non ha lo stesso spessore di un Noel Gallagher. No, beh, certo. Nel senso che Stevie Wonder se lo magna. No, Noel Gallagher. No. Beh, devo dire che a me Stevie Wonder piace, però ultimamente mi piace di più Macy Gray Ciucatè. Mi piace molto di più quando filtrata completamente, mi entusiasma. Uno dei cardini di cordialmente Gigione Giavo è l'appuntamento con Che Storia Channel, che arriva sempre quando siamo ormai addirittura d'arrivo. Sottotitolo, ovvero se te lo sei perso, te lo ripetiamo noi, con il pene eretto dalla gioia che scaturisce dal parlare a vanvera, senza essere minimamente ascoltati, considerati, insomma, cacati. Tranquillo, non siamo polemici, siamo felici. Oh, oh, sì, oh,
E io dovrei leggere queste cose dopo questo preambolo, secondo te? No, si potrebbe anche chiudere qui perché ha già fatto ridere lo stesso. È una, è uno che gode a un certo punto dalla disperazione. Vediamo un po' che cosa ci riserva questa sera. Vicino a Bora Bora, isola del Pacifico, c'è la piccolissima isoletta di Sbora Sbora, dove tutti godono tantissimo appena mettono piede sulla spiaggia. Il fenomeno sembra causato da un polline particolare presente nelle piante che provoca una ventina di orgasmi al giorno, con conseguente effetto debilitante. Gli indigeni lo chiamano l'isola maledetta, ma anche benedetta. Certo, perché sai... Scusate. A Tebe, nel 400 a.C., esistevano dei teatri a luce rossa dove venivano recitati degli spettacoli erotici, di cui sono giunti a noi soltanto alcuni titoli, tipo Aristi Pippa Coscia Lunga, La Vestale alle Grandi Manovre, Ultimo Tango a Corinto e Le Casalingue del Peloponneso. In particolare il Peloponneso pare che abbia sempre tirato moltissimo. Tirava più già allora più di un carro di buoi, bravo. Il famoso esploratore Gerard Busekulet ha scoperto l'esistenza dei Normawi, una tribù africana che da tempo cerca di farsi notare ma non ci riesce. Di fatto non sono alti come i Watusi, né piccoli come i Pigmei, né colorati come i Masai. Hanno scritto anche un pezzo che fa così: siamo i Normawi, siamo i Normawi, i normalissimi, i negri, ma non ha avuto alcun successo. Guarda, sono veramente sfortunati, perché comunque hanno anche loro delle tradizioni, una cultura, non li caga nessuno. Eh certo, ma è come quando tu provi a fare la caricatura di uno con la faccia bellissima ma assolutamente normale. Non funziona. Non funziona. Ci vuole il difetto, non c'è niente, no? A cui puoi attaccarti. L'etnologo Jack DePicchi. Jack DePicchi. Studioso degli indiani d'America, ha scoperto che ai bambini Navajo veniva regalata una paletta di guerra e un secchiero di guerra con i quali imparavano a disotterrare l'ascia di guerra. Certo. Vediamo con questa notizia che mi arriva ora su una piccola pergamena. Pochi sanno che gli indiani amavano i giochi di parole, ad esempio in dialetto Apache l'espressione Tomahuaca il Tomahuaca e accetta u significa lascia e accetta. Che burloni, comunque. Anche gli indiani. Perché abbiamo sempre queste immagini di loro competitivi, anche molto agguerriti, invece la gente simpatica alla fine. Avevo tempo anche per scherzare. Questo è un disco nuovo che si intitola I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter. Mi siedo e mi scrivo una lettera. Paul McCartney. I'm gonna sit right down, you.